Meninos de Rua, storia di un'infanzia abbandonata nelle strade delle grandi metropoli brasiliane, esistenze brevi e disperate cui è negato persino il diritto all'immaginazione. A Salvador de Bahia, terza città del Brasile con oltre 2,5 milioni di abitanti, il progetto ASCE lavora per recuperare bambini e ragazzi di strada esclusi dalla vita sociale, affettiva ed istituzionale. Dal 1990 il progetto ha seguito quasi 20,000 fanciulli fra i 4 e i 25 anni, avviandoli ad un sereno percorso di inserimento sociale attraverso l'apprendimento di discipline artistiche come la musica, la danza, la capoeira, le arti figurative, la moda. Fondato da Cesare De Florio La Rocca, italiano trapiantato in Brasile, il progetto ASCE basa la propria attività sul metodo della pedagogia del desiderio. Nel degrado randaggio della strada, i bambini si rassegnano a perdere ogni speranza di riscatto e ogni fiducia verso una vita diversa. La risposta educativa stimola l'immaginazione attraverso l'arte e provoca nei giovani la ricomparsa naturale di un orizzonte futuro. Nella sala giunta del comune di Napoli, il progetto ASCE ha annunciato stamane il suo gemellaggio con la fondazione A Voce de Creature, diretta dal sacerdote Luigi Merola, che conduce a Napoli un progetto simile per i ragazzi in condizioni di disagio e di marginalità sociale. I ragazzi nostri oggi pomeriggio alle 3 avranno anche racconteranno le loro esperienze e ci auguriamo stasera ci sarà una grande festa, vi aspettiamo tutti perché la città di Napoli deve raccontare anche tanto bene che passa attraverso l'arte, il bene di questa città e attraverso lo sport. È un gemellaggio naturale quello tra il Brasile e Napoli, perché ci sono molte cose in comune, fasce di povertà, tantissimi giovani, il mare, ma anche una grandissima voglia di riscatto, liberare i talenti, riscattarsi e dare parola e energia soprattutto ai giovani. Napoli è la città col più alto numero di giovani d'Europa e quindi un gemellaggio bello naturale che abbiamo patrocinato con grande forza. Testimone dell'iniziativa la cantante Fiorella Mannoia, che nel suo tour dedicato al sud del mondo ospiterà la collaborazione di un gruppo di danzatori di capoeira cresciuti nel progetto ASCE. E siamo venuti qua per gemellarci, io sono testimonial italiana del progetto ASCE, che è un progetto di recupero di ragazzi appunto in difficoltà. L'arte non può essere divisa dall'educazione, non c'è educazione senza arte, si chiama pedagogia del desiderio, cioè il ridare la dignità e ridare la possibilità di sognare a ragazze e bambini a cui era stata tolta. A detta di quelli più esperti abbiamo oltre il 85% di probabilità di recupero. Io questa città la amo perché amo Salvador e siccome Napoli e Salvador si somigliano, sono città che non hanno via di mezzo e ogni volta che vengo respiro un'aria che a me mi piace.